Forse connesso. Bene donne, bene donne. Auguri, 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 auguri. Iruva, 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 iruva. Siete delle merde. Ma guardate, abbiamo avuto quasi 300 papi, ma nessun papa ha detto la verità. Noi uomini siamo stati concepiti a sua immagine e somiglianza come l'immagine di Dio. Nessuno ha detto che l'uomo scorreggia. Se l'uomo scorreggia vuole dire che anche Dio scorreggia. Allora, rispondiamo a questa critica. E si permette di prendere in giro Dio. Ma non era la stagione dei fichi? È veramente assurdo prendere in giro Dio. Gesù è Dio, Dio è Dio. Allora, se andiamo ai testi originali, scopriamo una cosa interessante. Non c'è scritto. Dio scorreggia. Non c'è scritto Dio, lepre. Il testo originale mi dice una cosa chiara. Gesù non può dire delle sciocchezze. Poi voi sapete benissimo che Dio ha tolto una costola dall'uomo e siete state create voi donne che siete la rovina, il male nocivo di noi uomini. Ma anche no! Ecco, qui purtroppo per millenni si è portata avanti la tradizione della costola, ma l'originale non dice costola. Il vero significato del termine originale è tzelach, che non è costola, che non è, ma purtroppo non è il testo originale. Prendiamo ad esempio gli attori porno, Rocco Siffredi. Io di stagione! ne ho preso tanti. Vi chiava attraverso inculando le scorregge e le merde, cioè è una cosa veramente indegna, schifosa. Oppure per esempio quando fate il bocchino dove per esempio perché no? Ho deciso di rimanere single perché considero le donne una mamma. Denunciatemi 339 84 81, non problemi psichiatrici, ok? Oggi vi parlo di sesso. Di sesso, sesso. Sì, perché quest'estate, durante la stagione dei il fichi. mio gatto, che è un maschio, poco più là ho visto che lui si trombava alla mia vicina di casa. Dai, dai, su, continua, maiale, brutto porco. Tutti, insomma, tutti i gemi mi sono sognato le puttane.